Buonasera e ben ritrovati per l'appuntamento con il telegiornale delle 19.30 di Speciale News. In apertura stasera agli esteri, attentati in una sinagoga a Gerusalemme, 6 morti e 4 feriti e scambio di accuse tra Israele e palestinesi. Il servizio. Passiamo adesso a parlare di cronaca. Un'azienda portata ingiustamente al fallimento è riuscita a far condannare la banca BNL e a restituire 7 milioni di euro per anatocismo, per intenderci interessi su interessi. Lo ha reso noto un'associazione di consumatori che ha accolto la domanda avanzata nel novembre del 2009 il tribunale da due società salentine assegnatarie ed associate a questa associazione. Infatti adesso con questa pronuncia del tribunale si aprono nuove prospettive per la riapertura di queste due aziende. Rimaniamo alla cronaca, un incendio ha completamente distrutto alle 5 di questa mattina un bar a Cerignola nel Foggiano. Probabilmente l'incendio è di origine dolosa. Sentiamo. Parliamo adesso della visita della segretaria generale della CGIL Camusso a Bari. È stata accolta sul palco da una cinquantina di lavoratori in rappresentanza delle aziende in crisi pugliese. La Camusso a Bari per partecipare a una manifestazione della Confederazione sul lavoro. Parlando del maltempo al margine dell'incontro, la Camusso ha detto: mi sarei aspettata che Renzi avesse detto convoco tutti i presidenti delle regioni per fare un piano per rimettere in sesto l'Italia, ma così non è stato. Torniamo di nuovo agli esteri, attesa e tensioni di nuovo a Ferguson negli Stati Uniti per la sentenza del gran giudice che deve decidere se incriminare o meno un agente bianco che nell'agosto scorso ha ucciso un 18enne giovane nero con disordini in città. Il servizio. In chiusura allo sport, questa sera amichevole allo Stadium Rassi di Genova tra Italia ed Albania, il cui ricavato andrà a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione dei giorni scorsi e anche dei mesi scorsi. Debutterà l'Italia dei 14 debuttanti tra Serie A e Serie B, su tutti Francesco Acerbi, il giocatore del Sassuolo che ha vinto una importante battaglia per la vita. È tutto per il nostro telegiornale di stasera, grazie per la vostra attenzione, prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 22 con la notte e poi domani mattina alle 8.30 con nuovo giorno. Buon proseguimento di serata, ci vediamo domani sera.